produrre un sistema o dei sistemi, perché sono tanti, chiamati distractor from motion. Sono dei sistemi che permettono, partendo da una serie di foto scattate riprendendo un soggetto, sono sistemi che prendono queste foto, le analizzano e estraggono automaticamente o semi-automaticamente informazioni geometriche sotto forma di nuvola di punti e cromatiche, perché essendo informazioni derivate da foto, poi le foto vengono utilizzate per dare le informazioni cromatiche al modello che si ottiene. Questi sistemi a che cosa servono? Sono soprattutto molto utili perché permettono, guardate qui, questo è un portalino, chi si fa il giro ad Ascoli, trovate questo portalino in Piazza del Popolo. Io semplicemente ho fatto una serie di foto di questo portale e ho ottenuto un modello poligonale di quello che ho fotografato, e su questo modello ho avuto la possibilità di riproiettare come texture le foto utilizzate. Questo mi consente, mi apre un po' il. Mi dà molte possibilità, sia in campo della comunicazione dell'architettura che nel campo della restituzione e del rilievo, perché io riesco ad ottenere dei modelli texturizzati, dei modelli con la texture. E questi modelli, essendo digitali, io li posso rappresentare in proiezioni ortogonali. Quindi riesco a ottenere degli elaborati che sono perfettamente in proiezioni ortogonali. Quanti di voi hanno provato mai a fare un fotoraddrizzamento? Perfetto. Ecco che qui mi ero preparato la slide per farvi vedere la differenza tra quello che è un fotoraddrizzamento e quello che è un ortofoto, cioè un'immagine ortografica. Quando si parte da una foto che è in prospettiva, la singola foto in prospettiva è un'immagine bidimensionale. E facendo il fotoraddrizzamento, quello che si ottiene sono sempre informazioni bidimensionali, perché il raddrizzamento della foto si fa solitamente rispetto a un piano, rispetto a un qualcosa sul quale poi si va a misurare. Nel caso di questo portale strombato, se io prendo una singola foto e la raddrizzo, che succede? Io prima di tutto la devo fotoraddrizzare avendo come piano di riferimento uno degli infiniti piani del mio portale strombato. In questo caso il piano di riferimento è stato preso con il portone di legno. Tutte le informazioni che io posso misurare da ogni foto fotoraddrizzata sono solo quelle sul portale di legno. Tutto quello che esce fuori dal piano, come in questo caso gli archi, i capitelli, non sono misurabili perché non sono in linea, perché non, nel fotoraddrizzamento io lavoro per piani, lavoro con le due dimensioni, piano X e Y e basta. Nel caso invece di un modello renderizzato in proiezione ortogonale, se vedete io di questo portale riesco a misurare e ripassare tutto, proprio perché questo è un modello in proiezioni ortogonali con tutte le informazioni cromatiche. Ecco qua, un po' più grande. Quindi, se fate caso, qui tutte le informazioni sono perfettamente, è quasi già un prospetto, è solo da ripassare. E quindi, molto spesso questi sistemi sono utilissimi dal punto di vista della restituzione, soprattutto, come vi esporrò dopo, rispetto a soggetti che hanno forme abbastanza libere, non forme geometriche. Ma questa è un po' la presentazione di quello che fanno questi sistemi. Adesso vediamo un po' di storia. Da quello che è la storia, cioè come si è arrivati a questi sistemi. Ci si è arrivati la geometria e la matematica dietro a questi sistemi era conosciuta da tempo, perché in realtà gran parte della matematica che c'è dietro ha i suoi fondamenti nella fotogrammetria. Quindi in realtà si sono sempre conosciute le equazioni di collinearità, si sono sempre utilizzate.
e la geometria bipolare. La geometria bipolare consente di mettere in relazione, dato un punto nello spazio, e avendo le immagini del punto su due prese fotografiche, consente di mettere in relazione spaziale le prese fotografiche, quindi gli orientamenti di queste, di quando la macchina fotografica scattare, col punto nello spazio. Siccome queste cose già si conoscevano da tempo, i sistemi che lavoravano con punti omologhi, ovvero io ho due foto, ho dello stesso soggetto, ho la possibilità di indicare nelle due foto il punto che riconosco dello stesso soggetto nelle varie foto. E con l'equazione di collinearità e la geometria bipolare ho anche la possibilità, inserito un certo numero di punti, di analiticamente ricostruire le posizioni. E infatti uno dei primi sistemi era chiamato sistema Rolle Metric, era talmente vecchio che i computer a disposizione non avevano la possibilità, la capacità computazionale di gestire immagini digitali. Quindi si ovviava a questo problema digitalizzando solamente i punti mediante questo che, per chi è un po' più, siamo tutti, mi sa, della stessa età, questo si chiama digitizer, la tavoletta grafica. E questo sistema che consentiva di fare? Queste erano quattro foto che rappresentavano lo stesso soggetto. Si inserivano i punti omologhi, il computer prendeva le coordinate e orientava il sistema. L'orientamento consiste nel, ottenuto un certo numero di punti da foto, trovare i parametri che si chiamano intrinseci dell'apparecchio fotografico, quindi focale, distorsioni e tutto quello che è riassumibile in questo schemino, ma a me non interessa entrare in questa cosa qui. A me interessa un po' capire come si è arrivati al sistema automatico, cioè qual è stata tutta l'evoluzione. Questo sistema restituiva sotto forma di coordinate posizioni e orientamenti delle prese fotografiche e i punti nello spazio. Tutto quello che in fotogrammetria si è sempre fatto, con sistemi molto più complessi. E da questi sistemi, quando l'informatica, come dire, si è evoluta, e ha dato la possibilità non, sia di scattare in digitale, ma anche di gestire le immagini digitali, perché nell'evoluzione dell'informatica c'è stato il tempo in cui le immagini digitali non si potevano proprio gestire, cioè un'immagine occupava talmente tanta memoria che era impossibile proprio aprirla, gestirla. Io ho iniziato a lavorare con computer che avevano 4 mega di RAM. Adesso un'immagine è 22 mega. Erano ordini di grandezza totalmente diversi. Poi si è arrivato a un punto dove i computer riuscivano a gestire le immagini in digitale, ma non c'erano gli apparecchi fotografici che scattavano in digitale. Quindi i primi sistemi lavoravano con acquisizioni in digitale di pellicole. Ma il problema dell'acquisizione delle pellicole in digitale era che bisognava, nel processo di acquisizione, prima di scatto e poi di acquisizione, stare attenti a tutta la procedura perché se la foto non veniva digitalizzata bene perché era un po' storta, oppure non si digitalizzava il negativo e si digitalizzava solamente un ritaglio della foto, tutto questo introduceva degli errori che poi vanificavano tutto il sistema. Nel momento in cui ci siamo ritrovati con apparecchi digitali, quindi io scatto e non scatto più su pellicola, ho già una mia immagine bella in digitale, piatta, senza problemi di pellicola che storce o meno, e la possibilità di gestire queste immagini, sono nati due software principalmente. Uno chiamato Photo Modeler, foto scritto con PH8, e uno chiamato Image Modeler. Questo è uno screenshot di Photo Modeler. Sono due programmi, due software molto simili, ci sono ancora, e questi programmi consentono e consentivano di fare quello che prima si faceva con la tavoletta grafica, ovvero si prendono le immagini, si inseriscono, si dice al software, vedi che questo spigolino qui, sul quale dove io ho il mouse, corrisponde in quest'altra foto a questo spigolino qui.
Una volta inserito un numero sufficiente di punti, il sistema è in grado, il software è in grado di orientare le prese, quindi trovare la posizione spaziale delle prese fotografiche e dei punti battuti, dei punti omologhi indicati. Questo sistema funziona ancora, ha delle accuratezze molto, ha una grande accuratezza, nel senso che provando a utilizzare questi sistemi, lavorando bene, l'incertezza della misura su oggetti vicini arriva al centimetro, quindi io riesco anche ad avere delle restituzioni abbastanza accurate. Il bello è che poi questi sistemi vi danno sempre l'errore col quale state lavorando, perché sono anche in grado di conoscere l'errore. Vi dicono sempre che sbagli di un pixel o sbagli di 10 pixel, perché si riferiscono sempre all'immagine. Quindi si è sempre in grado di documentare anche l'incertezza di quello che si è restituito. Un altro salto avanti fantastico che si è avuto è stato quello quando sono stati messi a punto degli algoritmi chiamati di feature extraction. Questi algoritmi probabilmente qualcuno di voi li ha utilizzati. Avete mai fatto delle foto panoramiche, cioè scattando delle foto in sequenza, girando l'apparecchio e poi le avete montate con Photoshop, non so, con qualche programmino che monta queste foto. E, i software che lavorano con i panorami, che fanno? Sono in grado di analizzare la foto, trovare dei punti che io chiamo punti, che in questo caso si chiamano feature, sono dei punti che il sistema è in grado di riconoscere anche se se l'orientamento della foto cambia. Quindi questi algoritmi analizzano la foto, trovano dei punti notevoli, solitamente li chiamo, detti feature, riescono a catalogarli in maniera univoca, nel senso che lo stesso punto, per esempio il nasino di questa statua, l'algoritmo lo riesce a riconoscere sia se la statua la fotografo davanti, sia se la fotografo un po' più di lato. Una volta che avuti a disposizione questi algoritmi, si è stato in grado facilmente di automatizzare tutto il processo che prima vedeva l'utilizzatore andare a indicare i punti omologhi sulla foto. Quindi i sistemi automatici di Structure from Motion, io ho cercato di sintetizzarvi un po' quello che è il flusso di lavoro sul quale si basano questi sistemi. Ovviamente parte dalle foto, da delle prese fotografiche, poi vi dirò come devono essere fatte. Un'estrazione di questi punti notevoli, quindi il software o il sistema, vi parlo di sistemi perché certe volte è un solo software che fa tutto il lavoro, altre volte sono tanti piccoli software che fanno ognuno un qualcosa, ognuno un'operazione. Allora, prima il sistema analizza foto per foto, vede i punti che riesce a riconoscere e memorizza in un database tutti questi punti e gli assegna un nome, un identificativo univoco. Cioè, se lui identifica un puntino su una foto che per lui si chiama Pippo, se lo riesce a identificare da un'altra parte, lo stesso puntino lo chiamerà alla stessa maniera. Una volta che ha estratto tutti i punti dalle foto, parte una fase di matching, ovvero il software cerca tutte le foto che hanno i punti in comune. Quindi ordina i vari scatti e raggruppa tutte le foto che condividono gli stessi punti. Quindi se io ho questa statua con dei punti comuni su tutte le foto vengono raggruppate assieme. Finita la fase di matching, quindi di raggruppamento delle foto, parte una fase chiamata orientamento, è la fase in cui il sistema riesce a trovare le posizioni delle prese fotografiche rispetto ai punti che ha utilizzato e ai punti, a quelle feature che ha riconosciuto. Foto prese girando attorno al soggetto, quindi prese muovendosi e inquadrando sempre il soggetto che si vuole restituire.
La fase, una volta caricate, il software mi consente di estrarre le feature e fare il matching. Ed è molto veloce perché utilizza la scheda grafica per fare l'elaborazione. Io questa cosa già l'ho fatta, quindi tutta la procedura che richiede molto tempo, spesso richiede molto tempo, è già stata fatta. Una volta che si fa questa prima procedura di estrazione e matching, si passa all'orientamento. E il bello di questo programma è che fa vedere come allinea le foto man mano che le allinea. Guardate, lui sta posizionando le prese e mostra man mano i punti che gli sono serviti per ricostruire e per orientare le prese. Una volta che ha finito, io mi ritrovo questo modello dove ho già una nuvoletta di punti, ma una nuvoletta che in inglese, gli inglesi la chiamano sparse, una nuvoletta rada. Perché in questo caso sono solo pochi punti e sono quei punti che sono serviti al software per orientare il sistema. Volete ve lo faccio rivedere, chiudo un attimo questo qui. Il bello di questo è che lo fa vedere in diretta, quindi man mano che aggiunge le foto, fa vedere i punti che sta restituendo e come poi ridistribuisce l'errore su tutte le foto. Cosa? Nella fase di orientamento ci posso fare poco e niente perché i punti sono molto pochi. Alcune volte sono tanti, però questa è una fase intermedia, una fase in cui si cerca di capire se le foto che la campagna fotografica che si è svolta è stata giusta o sbagliata. Perché nel caso io avessi fatto foto che il sistema non riusciva a orientare, o il sistema, in questo caso le foto non le ritrovavo o avrei ottenuto un risultato irriconoscibile. Una volta che però il sistema funziona, quindi le foto sono state riconosciute, il sistema è stato orientato, ho già un abbozzo del modello e ho anche la posizione e gli orientamenti delle prese fotografiche. Ah, ha calcolato anche un'altra cosa in questa fase qui, calcola anche le distorsioni dell'obiettivo. Usa degli algoritmi chiamati di autocalibrazione che riconoscono la distorsione della lente e la correggono. Quindi in questo caso io ho un modello non solo orientato, ma anche sono riuscito a derivare anche i parametri di deformazione dell'ottica che ho utilizzato. Questa cosa è molto importante perché quando poi io vado a restituire delle misure, se io ho una foto molto deformata, non riesco a ricostruire nulla da quella foto. In questo caso questi sistemi. No, se le va a prendere dai dati EXIF, quindi dai dati, quando io scatto una foto con una qualsiasi macchina fotografica digitale, io se vado sulla foto faccio proprietà, tasto destro proprietà e vado a vedere i dettagli, vedo tutte le informazioni che la macchina fotografica al momento dello scatto ha memorizzato nel file. Se avete le foto del compleanno e questa cosa non la sapevate, potete prendervi le foto di qualsiasi foto scattata con una macchina digitale e vedere nei dettagli che modello di macchina è, che focale è stata utilizzata, se il flash ha scattato, che tempi e diaframmi sono stati utilizzati, che ISO, bilanciamento del bianco, tantissime cose. Quello che serve molto spesso a questi software è l'informazione di partenza della focale. Loro partono da quella focale, la conosce perché la legge, e poi parte da quell'informazione, però la determina, ma la modifica anche perché se la focale è una misura che in realtà è approssimata, perché poi io anche quando metto a fuoco vario leggermente la focale, quindi se io scatto con un 35 mm, in realtà là non è 35, ma è 35,2, 34. Questi programmi sanno leggere gli EXIF e riescono a stabilire le distorsioni. Ci arriveremo perché una parte delle slide è su questa cosa qui. A me stiamo ancora nella parte di workflow, quindi l'orientamento non è diciamo, un gradino nel mezzo di tutto quello che è il flusso di lavoro. Una volta che
Il sistema orientato funziona Fatemi ripigliare le slide perché me le sono perse. Intanto passo a una fase successiva. Ah, io sto ripercorrendo questo workflow, ma vedremo che con dei sistemi, con quei sistemi che probabilmente utilizzerete a scuola, voi questo workflow non lo vedete proprio. Voi inviate le foto e ottenete il modello. Tutto quello di orientamento, matching, lo fa il sistema. Voi non, però bisogna capirlo perché bisogna sapere che esiste, perché nel caso il sistema vi restituisce un modello che è un accrocchio, tutto accartocciato, bisogna capire: ho fatto le foto male, le ho trattate male, nel senso che le ho photoshoppate, le ho tagliate, le ho girate. Quindi bisogna capire queste cose qui. La fase successiva all'orientamento è chiamata dance matching. Il dance matching che cosa fa? Si mette ad analizzare le foto a aree di 4 pixel per 4 pixel. Proprio si mette piano piano ad analizzare i gruppi di foto e cerca di estrarre quante più informazioni riesce. Quindi la fase abbozzata che noi abbiamo qui, che è stata fatta velocemente di orientamento, siccome il sistema è orientato, lui adesso sa che le foto che va ad analizzare sono già orientate, già conosce tutto e riesce ad estrarre molte più informazioni. Io qui mi sono già salvato un'estrazione densa. Quello che si ottiene è una nuvola di punti densa, cioè con molti. Dimmi. È uno di questi algoritmi. Sta per scale, invariant, feature, transform. Ovvero punti che sono invarianti alla trasformazione, quindi vengono riconosciuti anche se, ad esempio, io qui su questo foglio ho una P, lui riconosce della P, uno spigolino della P, lui lo riesce a riconoscere anche se la P viene messa in prospettiva. Questo è lo scale invariant feature transform. E questo rappresenta anche un vincolo su quello che è possibile estrarre. Ci arriviamo. Una volta che io ho finito l'estrazione densa, questa è una nuvola di punti densissima. Se io scalassi questa nuvola per una misura che ho preso a terra, io potrei misurare tutto il modello. No, lui cerca di estrarre quante più informazioni riesce. Quindi è una densità data dalla dimensione delle foto, dalla qualità dell'orientamento. E niente, lui in questa fase estrae quante più informazioni riesce. Se le informazioni sono poche, probabilmente o perché le foto sono piccole o perché ci sono pochi punti riconoscibili. Vedremo perché ci sono alcune volte. Quello che viene restituito o è bucato o non viene proprio orientato, perché ci sono anche questi casi. Una volta che si è ottenuto questa nuvola di punti, la nuvola di punti si può trasformare in modello poligonale. Si possono unire i puntini e si può trasformare il modello in un modello fatto di facce. Quindi è un po' quello che restituisce l'arte. Esatto, il laser scanner restituisce una nuvola di punti che è basata su una griglia. Una griglia il cui passo uno può scegliere quando utilizza il laser scanner. Ed è chiamata anche nuvola di punti ordinata, perché è ordinata su righe e colonne. Una scansione. Esatto. E quella tassellazione, la tassellazione è l'operazione di creazione del modello poligonale dalla nuvola di punti, è anche più semplice della tassellazione di una nuvola del genere, perché qui la nuvola di punti è disordinata, cioè ci sono zone con più punti e zone con meno punti, perché è tutto estratto da foto. E anche la generazione del modello da questa nuvola di punti è più complessa, perché dal laser scanner, siccome il laser scanner va per righe e colonne, sa anche che i punti sono ordinati, quindi lui connette con le facce i punti che seguono l'ordine di battitura dello scanner. Quindi la mesh viene generata molto facilmente. Qui in questo caso
L'algoritmo di tassellazione, di mesciatura, ha difficoltà per capire quali punti connettere, cioè se deve connettere questo punto che per lui è più vicino o altro. Quei punti corrispondono a quattro punti della foto. No, ogni punto corrisponde a un punto della foto, a un punto preso comparando tante foto. No, l'area di analisi sono quattro, cioè punto centrale e poi. Cosa? No, non è legata direttamente. Perché lui analizza un'area, se non riesce a trovare il punto, non lo restituisce, quindi non lo mette nella nuvola. E anche questi algoritmi sono anche abbastanza intelligenti perché assegnano una qualità alla restituzione. Sanno se il punto è di pessima qualità, quindi ha un'accuratezza bassa o un'accuratezza alta. E è possibile impostare delle soglie, dice oltre a questo errore non me lo restituire. È possibile anche impostare con alcuni sistemi, vincolare il sistema a dire: senti, restituiscimi il punto solo se lo riesci a vedere in tre foto o solo se lo riesci a vedere in quattro foto. Che succede? Che più vincoli gli si dà, meno densa risulta la nuvola, ma più accurata risulta. Quindi c'è sempre questo discorso: più punti, meno qualità, meno accuratezza della restituzione. In questo caso io ho restituito questa nuvola impostando, dicendogli restituiscimi tutti i punti che vedi almeno in due foto, perché servono almeno due foto per. Dimmi. In ambito di produzione, quando si produce un oggetto, un pezzo, in quanto uno produce un prototipo, poi questo prototipo lo va a modificare fisicamente, poi si trova a un problema, che la matematica che ha generato il prototipo è diversa dal prototipo perché io l'ho modificato fisicamente. Quindi che bisogna fare poi? Bisogna riacquisire il prototipo e ricostruire la matematica dal prototipo modificato, dal modello modificato. I sistemi di laser scanner, quelli per gli oggetti, per gli elementi piccoli, funzionano in questo modo, soprattutto nell'industria. I laser scanner, perché poi sono due gruppi di laser scanner, lo tratteremo, vi spiegherò che tipologie sono. Uno è a tempo di volo, serve per gli edifici, uno è a triangolazione, serve per oggetti piccoli vicini. Sono due accuratezze e due distanze diverse. E vi farò vedere anche un risultato da scansione laser di un complesso edilizio, perché poi cercherò anche di dirvi in quali ambiti si possono utilizzare. Ho ottenuto una nuvola di punti densa, si passa alla ricostruzione poligonale, si genera un modello composto da facce. Cercherò anche di farvi un'introduzione a quello che sono i modelli digitali, le due tipologie di modellazione, una matematica e una numerica. Sono tante cose che vanno fatte. In questo caso si ottiene un modello composto da vertici e facce, e questo modello viene texturizzato, ovvero si prende la foto che è orientata rispetto al modello, cioè guarda il modello, e si riproietta la foto sul modello per colorare. Questa fase si chiama texture mapping. La texture è l'immagine, mapping è l'operazione di proiezione sulla geometria. E questo è il workflow. Ve l'ho anche ripetuto qui, poi vi passerò le slide, perché io parto dalle foto, matching, orientation, estrazione densa, si ottiene una nuvola di punti, si ottiene un modello numerico che sono poligoni, si ottiene un modello texturizzato mediante il texture mapping. Ci sono dei sistemi, come vi accennavo, che gli do le foto, loro fanno tutto questo e non me lo fanno assolutamente vedere, mi restituiscono il modello texturizzato. Fine. Io posso solo gestire poi il modello texturizzato. Ci sono invece altri sistemi, composti o da più software o da un singolo software, che permettono di analizzare e di controllare tutte le singole fasi. E
introduciamo anche un'altra cosa, la questione dell'elaborazione, cioè il calcolo, chi lo fa? Chi calcola queste cose? L'elaborazione può essere fatta in tre modi principalmente. Calcolo CPU su PC, nel senso CPU è il processore, l'unità centrale che calcola. Sul singolo PC, sul mio computer, io mi metto la notte, lancio l'operazione, il giorno dopo vedo che è successo. Calcolo GPU su singolo PC. In questo caso il calcolo lo si fa fare al processore della scheda video, perché ci sono delle schede video che hanno delle capacità di elaborazione maggiore dei processori. Non so se avete mai sentito parlare delle Nvidia Quadro. Ci sono delle Nvidia Quadro o delle ATI, dei tipi di scheda video, che montano dei processori che sono molto più veloci in ambito di calcolo rispetto agli Intel i7 o i5. E la Nvidia, soprattutto, ha implementato un metodo di calcolo per sfruttare questi processori. Visual Structure from Motion, la procedura di orientamento, la fa utilizzando la scheda video. Se avete un computer con una ATI o con una scheda video che non supporta CUDA, Visual Structure from Motion non lo potete utilizzare. E poi c'è l'ultimo calcolo, perché questi due richiedono che voi abbiate un computer e richiedono anche che abbiate un computer bello potente. Richiedono che non solo abbiate un computer con delle capacità di elaborazioni importanti, ma richiedono anche il fatto che voi abbiate della memoria RAM che permetta di immagazzinare e di gestire tutti i dati che state dando. Per capirci, se io ho 4 giga di RAM e voglio restituire 150 foto da 12 megapixel, difficilmente ci riuscirò, perché la mole di dati da elaborare supera il quantitativo di RAM che ho a disposizione. Tutti i computer, se nelle elaborazioni che richiedete di fare non hanno possibilità di immagazzinare tutti i dati che devono elaborare, solitamente fanno crashare il programma. Poi, se su questo volete un po' di delucidazioni, approfondiamo il discorso RAM, come funziona la RAM, quale è una configurazione adatta per fare questo tipo di lavori. Ma andiamo un attimo avanti. Quindi, questi due tipi di elaborazione richiedono che io abbia un computer e abbia sufficiente RAM. Anzi, la fregatura del calcolo GPU è che se io ho un computer e faccio il calcolo mediante il mio processore CPU, la RAM io la posso espandere anche facilmente, costa poco, costa 200-300 euro. Il calcolo mediante GPU non solo richiede schede video potenti, quindi dispendiose dal punto di vista del prezzo proprio, ma anche l'espandibilità della RAM della scheda video è difficoltosa. Quindi, a fronte di una capacità di calcolo possente delle GPU, c'ho un collo di bottiglia dato dalla memoria. Fregandomi di tutto questo, ci sono i sistemi in cloud computing. I sistemi in cloud computing sono dei serveroni, ovvero piastre di processori messi in rete, che sfruttano il calcolo parallelo, perché questi sistemi di Structured from Motion sfruttano tutti i core che avete. Quindi, se io ho una macchina o delle macchine con 100 core unità di calcolo a disposizione, i sistemi di Structured from Motion li utilizzano tutti. I sistemi di cloud computing sono degli stanzoni pieni di piastre con dei processori. Voi vi collegate con o un programma o altro, ma di solito questi sistemi vi danno anche il programma che vi permette di connettervi al sistema che effettua il calcolo. Voi date i dati, il cervellone li elabora e tramite internet ve li restituisce. Nel caso del singolo PC, io ho ovviamente, rispetto al sistema di cloud computing, una capacità di elaborazione minore, quindi impiego molto tempo nell'elaborazione. Mentre il sistema di cloud computing è molto veloce dal punto di vista della restituzione. La fregatura del sistema in cloud computing qual è? È che io, se ho 100 mega di foto da inviare, le devo inviare. Quindi impiego tempo per inviare al sistema le foto. Perché tutti quanti, penso a casa, avete delle ADSL,
Quindi ADSL sta per DSL, che è la connessione, per asimmetrico, significa che voi scaricate velocemente, ma inviate molto più lentamente. E quindi il tempo che guadagnate in elaborazione lo perdete però nell'invio delle foto. No, no, lui c'ha un client, questi sistemi hanno un client, tu clicchi ok, lui comincia a inviare le foto, cioè il software invia le foto. Sì, esatto. Loro ti danno il software che troviamo installato in laboratorio. Tu carichi le foto e dici, vai. Il sistema comincia a inviare le foto e se hai una connessione lenta in invio, devi aspettare che finisca. L'elaborazione molto, molto spesso impiega 20 minuti. E il bello è che il sistema ti dice, senti, vuoi avvertire, ti avverto in mail quando ho finito? Tu gli dici sì, ti arriva la mail e ti dice scarico. Quindi è anche abbastanza... E di questi sistemi ce ne stanno tanti, eh. Noi ne vedremo uno che è dell'Autodesk, perché mamma Autodesk ci sta schiavizzando come Google e come Microsoft. Però è quello che funziona meglio, un po' più user friendly, permette anche di migliorare il risultato inserendo dei punti a mano, quindi non è è uno strumento automatico, ma anche semiautomatico. Qui io vi ho messo un po', vi ho cercato di riassumere, i sistemi, ce ne stanno tantissimi, quelli più comuni. Autodesk 1-2-3 Catch è quello che utilizzeremo nel laboratorio. È free, si scarica il client di utilizzazione. Col client, richiede una registrazione sul sito Autodesk, vi registrate come Pinco Pallo se avete problemi di privacy o altro, basta che gli diate una mail. Vi fa registrare. Arc 3D, che è un altro sistema, tutti questi in cloud computing richiedono questi primi due, lo scaricamento di un software che si occupa poi di inviare le foto. Nel caso di Hyper 3D, che mo è anche chiuso e ha cambiato nome, quindi andate su Hyper 3D e poi venite veicolati da un'altra parte. In questo caso il client è web. Voi non dovete nemmeno scaricare un programma, ma il caricamento delle foto lo fate tramite pagina web. Anche Autodesk 1-2-3D Catch, per chi ha problemi di installazione, permette di accedere via web e quindi dà la possibilità di scaricare un client software, ma dà anche la possibilità di inviare le foto tramite pagina web. Entrambe le cose. Quindi se avete un computer con dei permessi che non vi fanno installare i programmi o altro, utilizzate il client web. Se avete una rete in cui il tecnico ha bloccato tutto, ha chiuso quei proxy, qualsiasi cosa, utilizzate il resto. L'uscita internet ci deve stare sempre però. Poi ci sono i sistemi in elaborazione locale. In questo caso c'è Photoscan che è a pagamento. Insieme di programmini, di algoritmi, quindi i singoli algoritmi, che vengono richiamati da degli script in Python e richiamando in successione i vari comandi si riesce ad avere la restituzione di tutto. Quando io questo Python Photogrammetry Toolbox l'ho utilizzato, io questi comandi li dovevo chiamare da terminale, cioè dovevo andare in DOS e chiamare il comando, dare il percorso ed era un delirio. Pochi giorni fa ho scoperto che hanno fatto una GUI, un'interfaccia grafica che richiama gli stessi comandi, ma mediante l'interfaccia grafica. Solo che in questo caso è difficile da configurare, ma per quando ci vedremo, se riesco a mettere a posto il pacchettino, cercherò anche di farvi vedere l'utilizzo di questo. Questo sistema qui lavora su PC, è complesso nel suo utilizzo perché richiede lo smanettamento, quindi richiede di capire come si stanno, come funzionano i vari singoli programmi, come si configurano tutte le altre cose, ma è estremamente accurato. Cioè questo che vi ho evidenziato è quello che restituisce il maggior numero di informazioni, ed è open source, è free. È gratuito, è sviluppato gratuitamente, ma è un insieme di algoritmi, proprio perché
vengono, sono stati messi assieme quel workflow che vi ho fatto vedere, in realtà è rappresentato da un singolo programmino. Per semplificarci la vita e per semplificarla anche ai vostri studenti, uno va su Catch. Per approfondimento personale, nel caso voleste approfondire la cosa, trattiamo anche questo. Però io vorrei focalizzarmi sul semplice, così vi relazionate anche con semplicemente.